Sono un po' sull'espressionismo, sul surreale, cioè vado dal colore, il paesaggio e l'espressione della luce, del colore, del quadro, e il surrealismo dei personaggi. I miei personaggi sono così, un po' sembrano dissoluti, brutti, ti guardano male, sono in meditazione, perché è surreale. Ma surreale è stato detto dagli uomini, dai critici, cioè no, per me è realtà. Perché noi veramente siamo quelli. Io ho vissuto una vita un po', dico, come ho detto prima, un po' diversa dagli altri. Oddio, ce ne sono stati tanti come me che hanno vissuto in quella maniera, ma erano più che altro miliardari, ricchi, eccetera. Io non sono mai stato miliardario né ricco, però ho cercato sempre di vivere quel tipo di discorso. Per cui vivevo molto la notte. Dovevo creare. Io ste stronzate le faccio. Io in quel momento per me erano quelle. Perché devo vedere, devo capire chi sono. Io sono andato istintivamente sul quadro, dopodiché non mi interessava altro. La gente rideva agli inizi, perché ho creato dei personaggi che non somigliavano né all'uno né all'altro, sembrava uno e l'altro, ma non somigliavano a nessuno. Ma loro più ridevano, io più mi rafforzavo. Molti mi dicono, ma sai, tu hai fatto sempre, hai agito sempre come nei film. Vabbè. Sono i film che hanno agito, hanno fatto i film perché c'erano personaggi come me. Se no, il film da dove viene? Io prendo il personaggio, vedo te, mi costruisco, posso anche dire falso, ma io se non vedo te, mica ti faccio, posso fare un film. Beh, è così.